Dopo essere scampato all'attacco allo Statesman, Bruce Banner viene inviato sulla Terra tramite il Bifrost per avvertire l'imminente arrivo di Thanos. Una volta atterrato, scopre però che gran parte della popolazione è diventata zombie. Nel tentativo di salvare la moglie Janet Van Dyne dal Regno Quantico, Hank Pym scoprì troppo tardi che era stata infettata da una misteriosa malattia che muta le persone in non morti. Gli Avengers tentarono di fermarli, ma a breve vennero a loro volta contagiati, portando alla disfatta del pianeta. Bruce viene salvato dall'intervento di pochi sopravvissuti, tra cui Peter Parker, Hope Van Dyne e Okoye, quest'ultima in cerca di T'Challa. La squadra capta un segnale di un altro gruppo di superstiti che sostiene di aver trovato una cura nel New Jersey. Dopo molte difficoltà, riescono ad arrivarci, sebbene Hope resti ferita e, prossima al contagio, si sacrifichi per permettere ai compagni di compiere la missione. Sul posto, i sopravvissuti scoprono Visione, il quale mantiene l'area libera dagli zombie grazie all'influenza della gemma della mente. L'androide è riuscito a curare Scott Lang, facendo vivere solo la testa decapitata, e ciò dimostra che sia possibile curare i contagiati. T'Challa viene trovato mutilato ma vivo, e in quel momento si rendono conto che la struttura è una trappola architettata da Visione per attirare umani con cui sfamare la sua amata Wanda Maximoff, infettata e troppo potente per essere curata. I sopravvissuti decidono di andare nel Wakanda per cercare di trasmettere un segnale in tutto il mondo che ponga fine al contagio, e Visione, tormentato dai sensi di colpa, si uccide strappandosi la gemma della mente per consegnarla al gruppo. I tre superstiti restanti, Peter, T'Challa e Scott, si dirigono in volo verso l'Africa. Non sanno che ad attenderli c'è Thanos infettato, con indosso il guanto dell'infinito quasi completo.